Naturalmente anche dal punto di vista della sicurezza stiamo continuando a investire, per noi l'arrivo della guida autonoma diventa veramente l'ultimo livello da dover raggiungere per garantire il totale della sicurezza, in questo senso la nuova EX90 che sarà disponibile sul mercato ormai tra pochissimi mesi sarà un po' diciamo, l'ambasciatore da questo punto di vista con l'introduzione di concetti di sicurezza, concetti di analisi e di reazione della vettura che fino adesso non sono ancora sul mercato, quindi una capacità predittiva già dell'auto fino a distanze notevoli dall'auto, appunto per evitare collisioni non solo con altre auto ma anche con pedoni e con altri soggetti. Per noi la sicurezza è fondamentale e soprattutto è fondamentale la relazione tra la sicurezza e la sostenibilità, perché come io spesso dico, le auto del futuro, grazie alla guida autonoma, non si scontreranno più e quindi potremo finalmente produrre con metalli più leggeri o addirittura affrancarsi dai metalli. Questo significherà produrre auto più leggere e quindi conseguentemente produrre auto che avranno bisogno di minore energia per spostarsi, perché a prescindere dall'energia utilizzata, credo che l'abuso di energia sia sempre qualcosa che non sia sostenibile. Quindi è importante definire questo connubio fondamentale per noi tra sicurezza e sostenibilità. Ma io credo che Volvo abbia deciso quale sia la strada da intraprendere in maniera molto, molto determinata. Riteniamo che anche in passato noi facemmo scelte sulla sicurezza che non furono immediatamente molto popolari, mi piace ricordare quella della cintura di sicurezza. Credo che le aziende abbiano il dovere, non solo il diritto, di intraprendere delle strade che siano, come dire, in buona fede e in totale, come dire, onestà e trasparenza, che siano quelle giuste e che riteniamo siano giuste per quello che sarà il mondo del futuro. Noi abbiamo sempre detto che la salvaguardia della vita umana per noi è fondamentale, adesso ci stiamo, come dire, ci stiamo occupando della salvaguardia della vita umana di coloro i quali verranno dopo di noi. Credo che sia un impegno molto, molto importante, quindi speriamo che lo scetticismo che in questi giorni, che in queste settimane soprattutto circola in alcuni mercati mondiali, questo uno di questi è l'Italia, presto verrà in qualche maniera prima lenito e poi scomparirà grazie alle tecnologie straordinarie. L'elettrificazione è una tecnologia superiore rispetto ai motori endotermici e questo è il motivo per cui Volvo ha scelto questa strada. Ma il piano incentivi che è stato varato dal governo ha avuto l'unico difetto di essere stato annunciato con grandissimo anticipo rispetto a quello che è stata poi diciamo, l'approvazione, l'iscrizione in Gazzetta Ufficiale e l'apertura dei sistemi. Questo ha comportato che c'erano un altissimo numero di prenotazioni e che nel caso specifico poi delle auto elettriche, quindi nella categoria 0-20 CO2, ha comportato che in poche ore i fondi siano andati esauriti. Credo che ci sia soddisfazione da questo punto di vista perché è la dimostrazione che l'Italia non è così lontana da queste tipologie di tecnologie, anzi, nel momento in cui ci sono stati gli incentivi, l'italiano ha dimostrato di volersi avvicinare a questo tipo di tecnologie e certamente a questo punto bisogna capire come poter fare perché molti italiani sono rimasti fuori, un po' perché i fondi non erano capienti, un po' perché sono andati esauriti molto velocemente, quindi l'auspicio è veramente che si possa pensare a un rifinanziamento di questo fondo quanto prima. Ma dal punto di vista produttivo Volvo ha fatto una scelta molti, molti anni fa, cioè quello di avere impianti produttivi in tutto il mondo. L'obiettivo di Volvo è quello di portare i propri impianti produttivi ad essere completamente neutrali, sia dal punto di vista di utilizzo di energia tratta da fonti rinnovabili, sia dal punto di vista di emissioni di CO2. Abbiamo aperto le fabbriche a Charleston negli Stati Uniti per produrre e servire gli Stati Uniti, abbiamo mantenuto totalmente le fabbriche in Europa, quelle di Torslanda in Svezia e quella di Ghent in Belgio, per servire l'Europa, abbiamo aperto delle fabbriche molto, molto innovative, nuove, assolutamente straordinarie in Cina per servire il mercato cinese e comunque quello asiatico. Quindi andiamo avanti in questa direzione perché pensiamo che sia giusto anche prendersi cura dei trasporti, prendersi cura dei costi operativi, non solo della produzione dell'auto, ma tutto quello che poi attiene alla scelta dei supplier e quindi poi anche alla distribuzione dell'auto. In questo senso naturalmente potrà succedere che ogni tanto una vettura venga prodotta in un altro continente e poi venduta magari in Europa, ma è chiaro che questi sono momenti di aggiustamento che poi nel corso del tempo arriveremo a ottimizzare. Quindi l'obiettivo finale è quello di produrre in loco, quindi le produzioni che sono previste per l'Europa rimarranno tutte in Europa o arriveranno tutte in Europa, le produzioni che sono previste per la Cina saranno prodotte in Cina, così come quelle negli Stati Uniti.
Beh, assolutamente, io non me ne occupo direttamente, però c'è una chiarissima alleanza da questo punto di vista tra tutte le aziende che sono sotto l'ombrello del marchio Volvo. Mi riferisco ai trucks, mi riferisco ai bus, mi riferisco alla movimentazione a terra, quindi alle ruspe, tutte questi macchinari straordinari che così tanto servono per creare infrastrutture. C'è assolutamente la stessa tensione, anzi, posso dire che già Volvo Truck ha presentato straordinari truck completamente elettrici, così come anche per quanto riguarda il construction equipment abbiamo già presentato dei macchinari completamente elettrici, quindi c'è assolutamente la stessa direzione, anzi c'è una condivisione, anche uno sharing di visione e perché no, se è possibile anche di tecnologie. Per quanto riguarda il futuro, sicuramente Volvo vorrà sempre concentrarsi sulla produzione di auto, naturalmente aggiungendo tutta una serie di servizi che possono essere quella di affiancare i nostri clienti per quanto riguarda la produzione e l'installazione di impianti di ricarica, sicuramente quello di entrare in collaborazione con produttori di batterie. Diciamo che il futuro non è solamente rappresentato, diciamo, dalla transizione verso la decarbonizzazione, ci sono tantissime altre aree su cui siamo interessati, una di quelle è quella dei software. Del concetto di core computing, quindi la possibilità dell'auto di affrancarsi dall'avere un certo numero di centraline, ma avere solo un'unica centralina, un unico computer che possa gestire la macchina in maniera molto più ottimale, molto più efficiente e molto più veloce. Da questo punto di vista ci sono molte collaborazioni che stiamo aprendo naturalmente con aziende che si occupano di quest'area strategica, che sono appunto la gestione dei dati e tutta la parte del software delle vetture del futuro. Quindi sì, ma rimarremo fondamentalmente dei produttori di auto, diciamo che l'idea sarà quella di diventare dei fornitori di mobilità sostenibile.